io sono Miriam e sono l'insegnante di yoga e non ci sono solo io ma c'è anche la Paola e quest'anno le pratiche yogiche che proporremo, che proporrò almeno parlo per me, saranno molto cariche perché è ora di andare un po' più in profondità visto che non è il primo anno che facciamo yoga. Se qualcuno non ha ancora mai provato a fare questa pratica durante l'anno vi consiglio di venire a provare da subito, quindi dal 12 di settembre che ricominciano i corsi. Io ci sono il martedì a pranzo e il giovedì sera dopo la Nico alle 7:30 e di venire subito in modo che così vi posso dare tutti gli strumenti per poter partecipare durante tutto il resto dell'anno. Può venire a praticare con me chiunque e a patto che inizi da subito, proprio perché ho stilato un programma dove andremo a costruire piano piano la nostra pratica di yoga sul tappetino e se uno arriva a dicembre abbiamo già fatto un po' e dunque il mio consiglio spassionato è proprio di arrivare il prima possibile. Che cosa serve? Serve tanta voglia di imparare cose nuove e non solo nel corpo ma anche nella mente e se lo avete il vostro tappetino, vestiti comodi e vi aspetto. I benefici che puoi trarre da questa disciplina sono molteplici. Da prima imparare a gestire il respiro che è il link con la nostra mente, quindi imparare in un qualche modo a gestire le proprie emozioni. Di solito persone che ho incontrato in questo luogo, alla Meridiana, sono persone che lavorano e che hanno dei ruoli molto importanti nelle loro aziende e si sono trovati a gestire meglio il loro lavoro e non solo, anche se sono delle casalinghe o comunque sostengono i loro compagni nel lavoro che fanno e si ritrovano più sereni alla fine della pratica. Questo per quanto riguarda la parte psicologica, mentale e spirituale, mentre invece la parte fisica sicuramente ti dà beneficio il fatto di riuscirti a muovere in un certo modo e va via un pochino il mal di schiena che lamentano in tante persone e soprattutto e ci dà un allungamento totale di tutto il nostro corpo e più il nostro corpo è fluido, più la nostra mente riesce a ragionare meglio.